In questo terzo video riprendiamo il meccanismo di ribaltamento semplice che abbiamo visto nel video precedente, a cui è stato aggiunto un cuneo retrostante. Vediamo che il cuneo per il momento è stato definito solo su un lato dei muri ortogonali alla parete e questo potrebbe comunque essere rappresentativo di una situazione reale nel caso in cui vi sia una zona di ammossamento in corrispondenza di dove si forma il cuneo e che invece dalla parte opposta le due pareti siano sostanzialmente mal ammorsate e quindi possono distaccarsi tra loro. Supponiamo invece che anche lì si formi un cuneo ed esaminiamo a fondo ancora la possibilità che abbiamo con gli strumenti di taglio di descrivere la formazione appunto di questa porzione. Bene, quindi effettuiamo una copia di questo cinematismo che andiamo a rinominare. E andiamo a tagliare i corpi della parete ortogonale che visualizziamo tramite di nuovo una polilinea. Quindi selezioniamo i corpi da tagliare. Questa volta decido di ignorare la presenza di eventuali aperture e di proseguire secondo l'angolo, un angolo prefissato fino alla sommità. Confermo il taglio e seleziono i corpi per aggiungerli al cinematismo. Ecco, è interessante notare come aggiungendo i cunei si ha subito un aumento dei coefficienti di sicurezza, cioè degli indicatori di rischio sismico. E questo è naturalmente evidente proprio per il fatto che il cuneo aggiunge una forte componente stabilizzante al Sì, cinematismo. in questo caso addirittura siamo passati da uno stato di verifica non soddisfatta, che tra l'altro era evidenziato con il simbolo in rosso nel navigatore, a una verifica soddisfatta dopo l'aggiunta del cuneo, proprio per diciamo, far notare quanto sia importante l'effetto stabilizzante di questi cunei che si hanno quando le pareti sono sufficientemente ammorzate. Ecco, non sono considerazioni banali, perché per esempio un intervento di consolidamento potrebbe essere sufficiente in alcuni casi questo ammorzamento tra pareti ortogonali, perché partendo da uno stato attuale dove l'ammorzamento non c'era, invece il realizzarlo fa subito innalzare i moltiplicatori di collasso. Bene, Questa volta vediamo, ecco, un altro caso. andiamo di nuovo a duplicare il cinematismo che avevamo creato in precedenza e questa volta nel considerare il cuneo di distacco andiamo a seguire il profilo dettato dalle aperture. Quindi seleziono i corpi da tagliare e come polilinea di taglio definisco questa che arriva allo spigolo inferiore della porta, poi mi muovo in direzione verticale fino allo spigolo superiore e vado ad intercettare l'altro spigolo della finestra e mi muovo di nuovo in direzione verticale. Confermo il taglio e seleziono i corpi risultanti. Come vedete, in questo caso abbiamo di nuovo effettuato un taglio seguendo il profilo dettato dalle aperture. Essendo il cuneo di distacco di dimensione maggiore rispetto a prima, il miglioramento è sicuramente maggiore. Certo, abbiamo ottenuto degli indicatori di rischio superiori. Allora, può essere necessario, soprattutto ai fini delle relazioni di calcolo, indagare maggiormente sui risultati. Abbiamo alcuni utili strumenti a disposizione. Sono disponibili degli istogrammi che ci rappresentano appunto in un unico diagramma la situazione di tutti i cinematismi esaminati. Nella linea nera in corrispondenza del valore 1 potete riconoscere ovviamente la soglia tra la verifica non soddisfatta e quella invece soddisfatta, quindi tutte le barre che superano l'unità ovviamente corrispondono a verifica soddisfatta. È qui possibile distinguere le verifiche al danno e alla salvaguardia della vita in termini di accelerazione o di periodo di ritorno. Eventualmente nel disegno possiamo inserire solo quello che per noi ha interesse. Ecco, vi sono anche altre funzioni per approfondire
i risultati. Ed ecco quindi un report dove abbiamo la sintesi dei risultati come schema fondamentale e che ci riporta in un elenco sintetico, appunto, insieme al moltiplicatore di collasso, i valori degli indicatori di rischio in termini di PGA, DTR normalizzato alla scala di PGA per gli stati limite, appunto, di danno e di salvaguardia della vita. Una piccola nota che abbiamo appunto in questa sintesi dei risultati, se possiamo ingrandire leggermente, è quella per cui è possibile considerare anche periodi di ritorno inferiori a 30 anni. Questo pur non essendo previsto, diciamo, dalla normativa vigente del decreto 2008, è però stato reso possibile da uno studio del CNR di Re Lewis che ha dato appunto una tabulazione attraverso una interpolazione tramite una funzione di potenza, una regressione e per la precisione, che ha fornito dei coefficienti e ci consentono il calcolo di questi indicatori anche per periodi di ritorno inferiori ai 30 anni. E questo è un aspetto molto importante per quanto riguarda soprattutto i progettisti che operano in Emilia-Romagna. Oltre alla sintesi dei risultati, è possibile approfondire proprio l'elaborazione dei singoli cinematismi. E qui si entra nel dettaglio di tutti i calcoli, quindi coloro che desiderano approfondire l'origine di quello che è semplicemente il risultato mostrato nella finestra grafica, possono attingere tutte le informazioni che vogliono riguardanti i carichi, le forze, gli spostamenti, il lavoro da essi compiuto e quindi i susseguenti calcoli riguardanti moltiplicatore di collasso, massa partecipante, accelerazione di attivazione del meccanismo e verifiche di sicurezza. Quindi si tratta di uno specchio completo dove si può riconoscere tutta la schematizzazione tipica dell'analisi cinematica, così come previsto dalla normativa vigente, più esattamente dalla circolare applicativa del decreto 2008. Ecco, un altro aspetto importante riguardante i cinematismi composti è che, anche come avevamo già notato, questi possono interessare porzioni di carico maggiori ovviamente rispetto al ribaltamento semplice. Quindi la stabilizzazione avviene non soltanto per il peso proprio delle pareti stesse, ma anche per esempio perché è coinvolta una porzione di solaio maggiore. Se noi vediamo i solai, attraverso le linee di taglio si capisce come c'è stata una parte di carico più importante coinvolta dal cinematismo stesso. Sì, Notate bene infatti. che, ecco, che questi movimenti vanno comunque interpretati nella versione attuale di PCM come analisi lineare, quindi come atti di moto a cui corrisponde l'applicazione del principio dei lavori virtuali. Tuttavia, il fatto di rappresentarli con uno spostamento finito, come vi abbiamo già detto, ci aiuta proprio nell'interpretazione del cinematismo e nel vedere quali sono le forze, direttamente interessate.